Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bass. Adesso invece vorrei parlarvi della posizione del bassista all'interno della band. Intendo dire la posizione fisica, la posizione migliore in cui un bassista, che dovrebbe assumere un bassista rispetto agli altri musicisti davanti a un palco, nel momento in cui si suona, che si esibisce. Io diciamo che mi riferisco prevalentemente al jazz, a una situazione diciamo jazzistica, quindi swing e cose di questo tipo. Comunque jazz, soprattutto swing per un bassista e un contrabbassista, comunque che sia basso o contrabbasso, però nell'ambito del jazz prevalentemente. La posizione migliore del bassista, secondo me, ma in generale è quello che si vede, è senz'altro quella centrale, ma non solo. Il bassista dovrebbe stare, rispetto alla band, centrale e contemporaneamente dovrebbe restare un po' arretrato. Non so, immaginiamo un quartetto con, che so, ad esempio un solista, sax per dire, sax, pianoforte, batteria e contrabbasso. Il sax di fronte, il contrabbassista praticamente dietro al sassofonista, poi guardando il pubblico, se io sono il contrabbassista ho davanti a me il sassofonista, alla mia destra c'è il pianoforte, il pianista, e alla mia sinistra il batterista. La posizione migliore, secondo me, ma è anche quella che si vede nella maggior parte dei casi, è proprio questa, cioè il bassista deve stare centrale e leggermente arretrato, in modo che tutti possono sentire la linea di basso e il ritmo che deriva dalla linea di basso, e allo stesso modo il bassista può, diciamo, avere sott'occhio, proprio sotto controllo anche visuale, tutti gli altri musicisti. Cioè può esserci un contatto anche visivo con gli altri musicisti. In questo modo noi possiamo appunto aiutare, fare che, diciamo, la nostra linea di basso diventa utile a tutti quanti, perché tutti sentono e ci possono vedere tutti quanti, anche il sassofonista girandosi un attimo, nello stesso tempo noi vediamo tutti quanti. Sicuramente non funziona mettere il bassista davanti, perché quella è la posizione del frontman, lo dice la parola. Il bassista davanti, a meno che non sia un solista, io parlo sempre di una situazione diciamo standard, dove il bassista fa il bassista, fa linee di basso, fa accompagnamento, eccetera. Se lo metti davanti, il bassista non, anche visivamente non vedrà gli altri, e quindi si crea un distacco che non funziona. Invece la condizione migliore è proprio quella di mettersi dietro, in modo da poter vedere tutti quanti in qualunque momento, con darsi delle occhiate, molto importante, perché ci si capisce al volo su delle cose che possono succedere, e tutti quanti ti possono guardare, anche perché il suonare non è solo questione di sentirsi, ma di vedersi. Infatti con questa disposizione di solito si riesce sempre a cavarsela, anche quando non ci si conosce, perché comunque si crea una comunicazione tra i musicisti. Quindi la posizione migliore del bassista nell'ambito jazzistico specialmente, perché dico questo? Perché nell'ambito jazzistico il basso e il contrabbasso hanno una funzione portante. Io vedo il contrabbasso, il contrabbassista nel jazz un po' come la cerniera della band, perché nel momento in cui noi facciamo una linea di basso, un 4 ad esempio, swing, noi non solo facciamo sentire l'armonia del pezzo mettendo le note giuste su ogni battuta, su ogni accordo, ma siamo quelli che portiamo letteralmente il tempo, perché
facciamo sentire la scansione proprio minima dei movimenti insieme alla batteria, però la potenza della nostra nota è addirittura maggiore della batteria. Infatti sappiamo che un bassista, diciamo, solido è in grado letteralmente di portare il tempo della band, può farla accelerare o può farla decelerare. È più lui che il batterista che ha questo potere praticamente. Quindi metterlo in mezzo ha molto senso, in questo senso, specialmente nello swing, nel jazz. Nell'ambito del rock può essere un po' diverso, perché lì la batteria ha un ruolo molto più significativo nel portare il tempo rispetto al basso. Però nell'ambito del jazz sicuramente è il basso un po' il centro. Infatti succede spesso che che magari si suona in trio senza la batteria, però con il basso. È più raro trovare delle band senza il basso e con la batteria, anche se ovviamente è tutto possibile e si fa, anzi può essere anche interessante. Però stando in ambito di soluzioni standard e classiche, la cosa che si vede più spesso è questa, che nel momento in cui si ha un trio, magari è più facile che venga scelto, un esempio, un sax e un pianista, il terzo elemento è probabile, più probabile che sia un contrabbassista piuttosto che un batterista, non perché è meno importante ovviamente, ma perché ha questo ruolo duplice di portare l'armonia e di portare anche il ritmo. E quindi, niente, questo piccolo discorso volevo fare per quanto riguarda la posizione fisica del bassista all'interno della band. E dal vostro Mr. Sunny Bass, grazie e alla prossima.